Per lanciare il suo nuovo EP intitolato Cassa Rullante Charleston, ora disponibile sulle piattaforme digitali, il producer cremonese Gilberto Girardi, in arte G-Love, ha scelto i portici di Via Baldesio nel centro storico della città del Torrazzo, perché racconta negli anni 90 era il punto di ritrovo della prima scena hip hop locale. L'EP, pubblicato con l'etichetta indipendente La Valigetta, racchiude 4 brani ispirati alle radici dell'hip hop e nati dalla curiosità di sovrapporre a frammenti musicali un pattern di batteria, costituito appunto da Cassa Rullante e Charleston. Hip hop classico, che si rifà agli anni 90 prettamente alla scena newyorkese e di Brooklyn, quindi è un lavoro proprio che li percorre quei suoni. Quello che emerge di me all'interno di questo stile è il campionamento, quindi non è musica suonata, ma è musica creata con frammenti che nascono dal mio bagaglio culturale, dai miei dischi, dalla mia passione per il soul e per il funk. Dopo un passato insieme al duo di producer Useless Wooden Toys, che nel 2012 ha inciso il disco Piatto Forte per EMI Music Italia, ora G-Love ha deciso di esplorare attraverso l'EP la passione per l'hip hop condivisa con altri artisti che infatti partecipano in featuring. 6 MC, alcuni amici storici di lunga data e altri contatti invece nati nella spontaneità, nell'immediatezza del collegamento che c'è nel web adesso. Partiamo dal più lontano, che è Kento di Reggio Calabria, risaliamo un po' Yoshe di Napoli, ci spostiamo, passiamo quindi a Cremona con Easy Funky Shit e poi Torino, Mauri B e Milano e Verona, Rido e Zampa. Se la felicità è la reiterazione del piacere, evidenzia G-Love, il beat ne è l'espressione perfetta.